Dal dolore alla consolazione, questo è il tema scelto dalla CEI per celebrare la seconda giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Oggi a Piacenza si è tenuto un incontro al seminario vescovile per la presentazione di un volume sulla protezione dei minori a cura di Anna Gianfreda e Chiara Griffini. Questo è il messaggio che Papa Francesco qualche anno fa, già Benedetto XVI, aveva avviato. Papa Francesco in maniera decisa sono state delineate le linee guida per dare concretezza a quanto è stato chiesto di fare delle commissioni diocesane che hanno il duplice compito da una parte di intercettare quelle che possono essere delle situazioni appunto di abuso o abusanti e dall'altro quello di predisporre itinerari percorsi perché le comunità crescano in un clima di rispetto, di protezione, di tutela. Proprio ieri a Roma è stato presentato il report nazionale per la tutela dei minori condotto dai ricercatori della Cattolica di Piacenza, con due segnalazioni e una consulenza nel nostro territorio. Le segnalazioni o ricorso al centro di ascolto non vuol dire necessariamente o immediatamente che ci sia l'abuso, si tratta anche di verificare, ma l'atteggiamento nostro è quello di dire queste situazioni nella misura in cui ci sono gli elementi, ricorrete alla giustizia civile, ma c'è anche la parte diciamo canonica, e questa è di nostra competenza, quello di verificare se ci sono anche delle sanzioni, delle pene da infliggere anche da parte canonica. All'incontro di oggi era presente anche Grazia Pradella, procuratrice della Repubblica del Tribunale di Piacenza. La legislazione italiana ha delle norme di tutela avanzata nei confronti dei minori abusati e si interviene sia sotto il profilo della tutela del minore abusato che della punizione del colpevole, che in questo caso è molto importante perché spesso, sovente, l'abusante è un criminale seriale.